Il cambio di regolamento dell'eredità non piace al pubblico che segue l'eredità sin dai tempi lontani. Ricordiamo che il game ne ha 18, sa perfettamente che in questa nuova edizione ci sono stati dei radicali cambiamenti. Non solo per il cast della trasmissione, ovvero le professoresse, ma anche il regolamento. Quello nuovo infatti, dalla possibilità di ritornare a giocare la puntata seguente solamente se si riesce a superare il triello. Un livello che in tanti sono riusciti a farlo al punto che nel quiz TV del preserale di Rai 1 praticamente si vedono sempre le solite facce. Il cambiamento non è proprio piaciuto a gran parte dei telespettatori e del popolo del web. Infatti, quest'ultimi in diverse occasioni hanno criticato la scelta degli autori e anche quella di... Risultato. Qualcuno addirittura ha detto che modificare è stata solo una grande porcata. Nuovo campione è l'eredità, Alberto Tarabile. Nel frattempo all'eredità c'è stato un nuovo cambio della guardia per il titolo di campione. Infatti nell'appuntamento andato in onda sabato, 1 febbraio 2020 i telespettatori, oltre 5,5 milioni, hanno assistito alla sconfitta del campione precedente e l'insediamento di Alberto Tarabile di Alpignano. Quest'ultimo è un ingegnere elettronico e ricercatore CNR. L'uomo è riuscito ad affrontare la sua prima ghigliottina per un montepremi pari a 180.000 euro. Purtroppo, però, nella scelta dei vocaboli è stato costretto a dimezzare un paio di volte. La parola che valeva 45.000 euro doveva avere un filo conduttore con codice, fatto, chiamata, pronuncia e segnale. Il neocampione non è riuscito a scrivere la parola errore perdendo il montepremi. Ma quest'ultimo avrà la possibilità di provarci stasera. Gli ascolti strepitosi del quiz TV di un paio di giorni fa, attraverso il suo account IG, ha fatto un annuncio che riguarda l'eredità. Mostrandosi con un cartello in mano ha detto che è stato raggiunto un altro record stagionale. Ebbene sì, il game show del preserale di Rai 1 ha sfiorato quasi i 6 milioni di telespettatori e il circa il 30% di share. Un risultato strepitoso in virtù che su Canale 5 avanti un altro. Di Paolo Bonolis e Luca Laurenti fa il 20%.